Buonasera, ben ritrovati a Telecittà, una nuova puntata questa sera con ospite un volto femminile che entra quasi ogni settimana nelle vostre case con il progetto Live PMA. Abbiamo qui Erika Bortolato. Buonasera, buonasera a tutti e grazie Patrizia per avermi invitata. Allora, grazie, ci sembra doveroso perché il progetto che tu stai portando avanti attraverso la nostra rete è un progetto ambizioso, un progetto importante. Ricordiamo che tu sei una mamma PMA, giusto? Esatto, corretto. Non potevi usare un termine migliore. E hai scelto di collaborare insieme a noi per aumentare la divulgazione in questo percorso. Allora spieghiamo così a grandi linee che cos'è la PMA, perché c'è sempre qualcuno che non lo sa. Allora, innanzitutto faccio una premessa, è stata una scelta reciproca la nostra, nel senso che Live PMA non avrebbe mai preso piede se non fosse per te ovviamente Patrizia, perché quando mi hai proposto di prendermi cura, anzi diciamo, di questo progetto l'ho accolto a braccia aperte, innanzitutto perché, come dici tu, appunto sono una mamma PMA e quindi l'argomento non può non prendermi anche sotto un aspetto personale, diciamo così, e poi perché guardandomi un po' attorno negli anni in cui io appunto ho affrontato questo percorso, conoscendo anche le coppie che stavano con me, mio marito, affrontando questo percorso, mi sono resa conto di una cosa. Ci sono persone che affrontano senza nessun tipo di problemi, senza nascondersi, questo percorso, ma ci sono anche molte persone veramente fanno una fatica in più, oltre a quella che viene richiesta per affrontare una procreazione medicalmente assistita, che è quella anche, se vogliamo, di nasconderlo non solo ad amici, ma anche addirittura alla famiglia, alle persone più vicine, che dovrebbero essere le persone che ci supportano in ogni caso, soprattutto quando si ha un obiettivo così importante, così bello, che è quello di avere un figlio, laddove purtroppo ci sono alcuni impedimenti che non ci fanno raggiungere questo obiettivo, ossia l'infertilità. Ecco, quindi insomma parliamo comunque di vita, parliamo insomma di sogni che per molte coppie si possono anche avverare, sono percorsi spesso difficili, però quello che noi ci siamo accorti è che manca l'informazione, se sì. Ne parla ancora troppo poco, quindi lasciando sì. Magari le persone in balia della ricerca di informazioni che magari poi spesso non sono così affidabili, e poi secondo me tutto questo trascina anche questa sorta di tabù di non far sapere il percorso che si sta facendo. Sì, esatto. La fecondazione assistita, partiamo un po', diciamo così, dalle basi, no? Per chi ci segue e non sta insomma affrontando un percorso di fecondazione assistita, lo spieghiamo. Laddove una coppia appunto dovesse avere problemi di infertilità, che sia la causa donna o che sia l'uomo, perché anche grazie alla nostra trasmissione Live PMA abbiamo capito che generalmente le cause sono da attribuire a un 50-50, quindi non c'è una prevalenza di causa femminile piuttosto che maschile. Quando ci sono questi impedimenti, una coppia ovviamente si vede sbarrare la strada. No? Quello che è il sogno di avere un figlio. Grazie a Dio c'è appunto la PMA, la procreazione medicalmente assistita, e sostanzialmente riguarda delle tecniche di aiuto per le coppie che lo desiderano per riuscire ad avere un figlio, non più ovviamente in maniera spontanea, diciamo così, ovvio, si va un po' a demolire quello che è il romanticismo del gesto, però insomma alla fine la cosa più bella è riuscire a portare a termine. Certo, insomma, pensiamo insomma ai passi da gigante che ha fatto la scienza, certo, in questo periodo, e quindi io veramente voglio ringraziare tutti i medici che stanno supportando anche la nostra attività, perché sì, poi c'è bisogno di loro per dare un'informazione corretta e trasparente. Erika,
io vorrei ricordare anche le tue puntate, quando vanno in onda e anche dove si possano rivedere, perché rimangono poi sempre a disposizione. Esatto, la cosa bella di Live PMA, grazie appunto anche alle risorse che mette a disposizione Telecittà, è quello che qualunque persona può andare a rivedere tutte le puntate andate in onda finora sul canale YouTube di Telecittà. Ovviamente trovate proprio la playlist Live PMA per chi volesse proprio vedere solo quel tipo di contenuti, e troverete tutte le puntate andate in onda, non solo, anche le interviste realizzate ai medici nel corso di questi mesi, che si sono resi appunto disponibili a raccontare quello che è il loro lavoro e a darci delle nozioni anche un pochino più specifiche, andare anche ad approfondire le diverse tematiche, perché PMA non significa solo fecondazione assistita, c'è un mondo dietro, c'è un mondo fatto di tecniche diverse, perché poi in base anche a chi dei due ha il problema si fanno analisi diverse, no? Ad ognuno, e quindi è importante saperlo, è importante conoscerlo. Nella playlist Live PMA caricata appunto sul canale di Telecittà di YouTube troverete anche testimonianze, perché una delle cose più importanti è anche questa, esatto, la condivisione. Io lo dico spesso anche nel profilo che abbiamo creato su Instagram, Erika Live PMA, l'importanza della condivisione è fondamentale, perché io credo che per una donna, per una coppia, dico donna perché magari è quella un pochino che ha un po' di più manualità con i social, ma in realtà anche no, anche gli uomini vedo che spesso vengo contattata anche da loro, quando si sente una storia, no, simile alla propria o comunque di una persona che ha affrontato questo percorso, la si ascolta, perché sia per curiosità ma anche proprio per capire in che mondo ci si sta addentrando, e questo è veramente di supporto. Poi è bello perché ci si confronta, anche interattivo, un mondo interattivo, quindi veramente c'è un botta e risposta, e questo ecco, credo poi sia non veramente solo, importante. Non solo le coppie o le persone che stanno vivendo questa problematica scrivono nei nostri canali, ma abbiamo un ottimo riscontro anche da parte dei professionisti, quindi questo fa capire prima di tutto che il nostro programma, il nostro progetto sta lavorando su basi solide, ma che anche le persone hanno bisogno di comunicare in questo settore attraverso fonti che sono autorevoli. Certo. E Erika, tra l'altro tutto questo è senza confini, perché comunque possiamo dire che la nostra rete nell'ultimo anno è diventata una sorta di community digitale che si avvale della TV tradizionale, la TV che arriva tramite il sistema innovativo con l'HBBTV sul canale 19, ma lo ricordiamo anche per chi magari ci stesse seguendo adesso attraverso il web, è possibile scaricare l'app Telecittà in tutte le smart TV, e tutti questi sistemi stanno funzionando e stanno portando ad un maggiore ascolto, e quindi anche questo progetto Live PMA ha rotto le barriere del Veneto andando nelle altre regioni e non solo nelle altre regioni. Sì, questo lo affrontiamo ancora in punta di piedi, però effettivamente è proprio così, il futuro è il web, ormai questo insomma lo si è capito, è l'unico modo veramente per abbattere i confini geografici anche per quanto riguarda la comunicazione, e Live PMA avrà nelle prossime puntate, poi man mano vi aggiorneremo ovviamente, anche ospiti cliniche fuori ovviamente dalla regione del Veneto, ma non solo, perché come dicevi tu abbiamo abbattuto anche quelli che sono Vabbè, i confini nazionali. Tu vuoi rimanere un po' in punta di piedi, lasciare un po' di suspense che io rispetto, quindi seguiteci, mi raccomando, sì. Il giovedì sera alle 21 e poi sul canale YouTube trovate sempre tutte quante le pillole, oppure andate nel nostro sito internet nel settore salute, anche lì le carichiamo, www.telecittà.tv. Permettimi di salutare anche le persone che ci stanno seguendo dai social questa sera. Io dico sempre, allora qualcuno mi dice ma perché Patrizia tu hai il telefono sul tavolo? Io ho il telefono perché chiaramente siamo interattivi, siamo in diretta, quindi ci sono le persone che scrivono anche sui social, mettono like, insomma qualcuno fa qualche domanda, quindi noi osserviamo tutto quanto all'istante. Siamo in tempo reale.
sempre in comunicazione con chi ci guarda. Senti, qual è l'esigenza principale dei medici? Allora, l'esigenza principale dei medici, se vogliamo così dirlo, è quella di portare alla luce in maniera anche individuale, no? Perché poi ogni clinica in qualche modo non ha le sono sue caratteristiche. Tutte uguali, esatto, quindi ognuna ha le sue caratteristiche. A me piace un po' descriverle anche cavalli di battaglia, se vogliamo, poi chiaramente tutte fanno benissimo il loro lavoro, almeno quelle che vengono da noi in trasmissione, indubbiamente, e noi cerchiamo sempre comunque di contattare e di coinvolgere cliniche di cui conosciamo un minimo di background, insomma, ci vengono anche consigliate, quindi sappiamo che portiamo anche alle nostre telecamere persone, perché a me piace definire soprattutto persone, visto il tema delicato, che hanno anche una certa sensibilità proprio verso il tema. Io credo che il contatto umano in queste situazioni in qualche modo abbia una percentuale di aiuto, no? Anche la buona riuscita poi dei casi, dei diversi casi. E la loro appunto esigenza è quella di comunicare quello che è il loro cavallo di battaglia, appunto lo chiamavamo così, e non solo, anche perché la cosa bella di queste cliniche è che molte pazienti sono anche disponibili, molti ex pazienti, generalmente sono pazienti che comunque poi alla fine sono riuscite ad ottenere una gravidanza, vengono proprio a testimoniare, no? A portare la loro esperienza, e questo è molto importante indubbiamente per la clinica, insomma è sicuramente un aspetto di prestigio per loro, ma anche e soprattutto, appunto come lo dicevamo prima, per le persone che ci guardano, perché oltre a raccogliere un sacco di informazioni che derivano proprio dalle parole dei medici, dai servizi che poi noi sempre mandiamo in onda durante la trasmissione, ecco, anche perché poi anche tu vai poi anche all'interno di queste cliniche, fai vedere un po' quello che succede. Mi ha fatto particolarmente, mi ha colpito in maniera particolare, mi pare nella prima puntata, quando è stata fatta vedere la fecondazione proprio. Immagini. Quando è stato aperto, lo potresti raccontare anche, no? È stato aperto questo frigo. Sì, esatto, noi abbiamo raccontato, era bellissima quella puntata, me la ricordo, con il dottor Tomei, grazie anche all'embriologa, avevamo proprio raccontato un po' come funziona proprio la fecondazione, perché ci sono anche due, no? Diciamo procedure, cioè la ICSI o la FIVET, ossia la ICSI è, anzi partiamo dalla FIVET. La FIVET è quando vengono messi in provetta sostanzialmente i gameti maschili e femminili, quindi gli ovociti prelevati e gli spermatozoi, e sostanzialmente la fecondazione avviene naturalmente, diciamo si arrangiano da soli, mettiamo così, mentre la ICSI vengono sempre messi i gameti maschili e femminili in provetta, ma sostanzialmente lì c'è la mano del professionista, e questo lo avevate fatto vedere, esattamente, che estrae, diciamo così, aspira con la pipetta, una piccola pipettina, e lo spermatozoo lo inserisce direttamente nell'ovulo, quindi la fecondazione avviene, diciamo, in maniera un pochino più meccanica. Ce l'aveva spiegato molto bene la nostra embriologa la dottoressa Marina Castelli, molto gentile, molto emozionante anche l'intervista fatta con lei, è una persona veramente poi che ci mette il cuore, si vede veramente. E questo è stato importante, perché per chi vede da casa riesce a capire veramente. Poi ci sono a volte delle domande che uno non fa, perché crede che magari siano domande stupide, no? Non lo chiedo, faccio finta di saperlo, mi informerò. Non esistono domande stupide, anzi io credo che partire dall'ABC per qualunque argomento, in qualunque cosa, sia veramente il segreto per riuscire a far capire bene le cose. Quando si comprendono bene le cose, Patrizia, si ha anche meno paura nell'affrontarle, no? Certo, certo, è che a volte magari forse quello che io un po' riscontro vedendo, tu hai parlato del tabù, cioè proprio la paura anche di essere giudicati. Sì, sì. E guarda, ti dico, non è stato il mio caso, fortunatamente, quantomeno per quanto riguarda la famiglia, nel senso che forse io, anche avendo avuto un rapporto sempre molto aperto, non ho avuto difficoltà nel dire ciò che io e mio marito stavamo affrontando in quel periodo. Per quanto riguarda le persone a noi vicini, le amicizie, lo raccontavamo un po' così, diciamo, non proprio, non approfondivamo mai benissimo l'argomento, ci sentivamo abbastanza soli, diciamo così, in questa battaglia, perché eravamo gli unici
che la stavano sostanzialmente facendo, e questo forse ci faceva sentire un pochino diversi, ecco, mettiamola così, ci siamo un po' chiusi in noi stessi, non lo nego, per anni forse abbiamo fatto anche proprio fatica a metterci a confronto con gli altri che invece proseguivano le loro vite in maniera diversa dalla nostra, ognuno con i suoi problemi ovviamente, non è che perché noi avessimo questo ovviamente gli altri non avessero le sue, però noi avevamo proprio, vivevamo un po' nella nostra bolla e questo è brutto perché ci ha un po' allontanati forse da alcune persone ed è brutto perché a volte veramente parlarne anche così veramente senza paura, senza freni ci libera, ci alleggerisce e ci crea proprio meno anche distanze con le altre persone. Ecco, io quello che mi sento di dire, se non ve la sentite di affrontare una processo di fecondazione assistita, non fatelo, è una cosa che comunque è un percorso duro e quindi per farlo serve veramente una grande motivazione dentro, ma se il motivo che vi blocca è quello, magari la paura di dover spiegare, di dover dire, di dover nascondere, ecco, quello dovete metterlo sul piatto della bilancia. È più importante ciò che pensano gli altri, le vostre famiglie, i vostri amici, o è più importante l'obiettivo, diciamo il sogno che state coltivando in quel momento? Dovete vedere cosa pensate. Ecco, su questa riflessione io ti fermo perché dobbiamo dare spazio ad un po' di pubblicità. Salutiamo anche la nostra regia con Daniele Arena. Ancora un saluto a tutti voi che ci state seguendo. Rimanete lì, poco di pubblicità e poi saremo di nuovo insieme. Signore, signori, uomini e donne, insomma, una roba così, il 12 di febbraio da Gambaro ci sarà un evento speciale. No! Fenomenale! No! Mondiale! Sarà il compleanno di Gianni Dego, sarò con i 5 Skate, quindi prenotate, vi raccomando. 12 febbraio, pranzo da Gambaro, in diretta su Telecittà, Ah sì? Molto importante. Ciao! Cari amici, un grande saluto dal vostro Alberto Crepaldi. Sono qui per annunciarvi che il 12 di febbraio farò parte di questa meravigliosa festa del maestro Gianni Dego, dove da Gambaro a Cadoneghe, prenotate in tanti, saremo tanti amici a festeggiarlo. Ci divertiamo alla grande, balliamo, saltiamo, cantiamo. Aspettiamo, vi aspettiamo! Signori, un annuncio importante. Il giorno 12 di febbraio, da Gambaro, in diretta televisiva, ci sarà la grande festa per il compleanno di un grande amico, grande cantante Gianni Dego. Non mancate, prenotate già, io sarò come ospite gradito suo e tanti altri. Appuntamento a Telecittà, da Gambaro, con Gianni Dego. Ciao a tutti! Vi aspetto il 12 febbraio da Gambaro per il compleanno del grande Gianni Dego, dove ci sarà anche Alberto Crepaldi e tutto il suo staff. Tutto sarà ovviamente trasmesso in diretta su Telecittà. Da Cristian, un abbraccio. Ancora ben ritrovati a Punti di Vista, questa sera siamo in compagnia di Erika Bortolato, conduttrice del nostro programma Live PMA. Allora, buonasera. Ci stai dando tantissime informazioni questa sera che sono comunque utili. Sì, sono utili. Il programma che stiamo facendo Live PMA si è prefissato fin dall'inizio l'obiettivo di abbattere questo muro, no? Diciamo quasi a volte di vergogna che c'è verso la procreazione medicalmente assistita, che ci fa sentire, forse fa sentire chi lo sta attraversando, quasi genitore mancato di serie B, se vogliamo dirla così. Ce ne sono molti che si sentono così, purtroppo. E invece no, dobbiamo far capire, insomma, l'obiettivo, almeno speriamo
di starci riuscendo, è proprio quello di normalizzare, ecco, la procreazione medicalmente assistita è una strada. Che con il passare, insomma, del tempo ormai siamo sempre più vicini a quella che è la normalità, vuoi a programmi come il nostro, vuoi magari a centri che nascono sempre di più perché c'è proprio la necessità. Non a caso tu sei stata qualche settimana fa anche a Padova all'inaugurazione di un nuovo centro che è stato realizzato all'ospedale di Padova, che è stato aperto appunto il nuovo centro di PMA, esatto, con la dottoressa, tra l'altro professoressa Alessandra Andrisani. Sì, siamo stati lì perché noi come Telecittà, come Live PMA, non potevamo esimerci da questo, nel senso che noi parliamo di procreazione medicalmente assistita e proprio nella nostra città si apre un nuovo centro, non potevamo mancare. È stata una bella intervista anche quella che abbiamo fatto alla professoressa Andrisani, c'era ovviamente anche l'assessore Lanzarini, insomma il direttore del Ben, quindi abbiamo capito veramente che si sta muovendo qualcosa per quanto riguarda il mondo della procreazione medicalmente assistita. E poi credo ci sia un aiuto determinante ad attirare l'attenzione anche con tanti post che vengono fatti magari da attrici, da donne comunque famose che raccontano la loro esperienza attraverso i social, e ce ne sono state diverse. Sì, negli ultimi 2-3 mesi. Sì, sembra quasi una fatalità, una coincidenza, ma da quando siamo partiti con il programma Live PMA mi è capitato spesso appunto di leggere alcuni articoli relativi appunto a celebrità. Ricordo per esempio Jennifer Aniston, a cui poverina, perché lei stessa ha detto: se qualcuno mi avesse informata, qualcuno mi avesse detto che avevo questa possibilità di congelare i miei ovociti in età ovviamente più giovane, quindi il cosiddetto social freezing, che molto spesso abbiamo portato anche alla luce come tema durante la nostra trasmissione di Live PMA, oggi non mi ritroverei ovviamente in questa situazione, un'età in cui ormai per me è impossibile, quantomeno per quanto riguarda l'omologa. Perché tante volte la donna ovviamente magari è presa da tante cose, la carriera, lo studio, eccetera, vari problemi, e quindi tarda sempre di più l'età per avere un figlio, e a quel punto poi nascono i problemi. Addirittura un medico di una clinica di Verona, che è stato qui con noi ovviamente in trasmissione, il dottor Zaffagnini, insomma, diceva, lui consiglia spesso ormai ai padri come regalo di laurea alle proprie figlie un social freezing. Sembra una sciocchezza, però effettivamente al giorno d'oggi, con i tempi di oggi, le esigenze e le priorità di oggi, non è forse proprio così da scartare, ecco. Ecco, sembra davvero incredibile i passi che sono stati fatti negli ultimi anni. Ma questa è una tecnica che in Italia viene usata di frequente o è più utilizzata all'estero? Allora, è una pratica che viene utilizzata anche in Italia, però se dobbiamo parlare di informazione, di comunicazione in tal senso, qui in Italia siamo un pochino più indietro, ecco. Nel senso che all'estero viene praticata molto di più, diciamo senza problemi, eppure all'estero, per esempio in America, ha costi molto più elevati. Infatti ci sono molte donne residenti in America che vengono magari qui in Italia a fare la crioconservazione dei propri ovociti perché ci sono costi nettamente inferiori. Sì, esatto. Però per esempio sì, è molto più naturale, addirittura ci sono grossissime aziende internazionali appunto che pagano alle proprie dipendenti questo tipo di procedura, perché in questo modo è un po' un venirsi incontro, no? Ci sono aziende veramente molto intelligenti che dicono: se io tutelo in qualche modo, vado incontro alla mia dipendente, faccio in modo che la mia dipendente comunque riesca a maturare un profilo professionale di un certo tipo senza rinunciare ad una futura maternità magari un pochino più avanti, perché comunque è riuscita a crioconservare i propri gameti, i propri ovociti, e anche dovesse tentare una gravidanza a 35, 36, 37 anni avrebbe comunque una qualità di ovociti migliore rispetto a quella che avrebbe utilizzando gli ovociti di quell'età, di quel momento, insomma.
Qual è il vostro pensiero in tutto questo? Noi vi invitiamo a comunicarcelo, a scrivere, condividere con noi attraverso i social network, visto che la nostra trasmissione va in onda in streaming anche su Facebook. I pareri sono sempre soggettivi, certo. Ognuno ha le sue idee, noi rispettiamo le sue storie anche. Noi rispettiamo il pensiero di tutti, chiaramente noi cerchiamo di fare informazione dandovi le notizie, quello che succede, che cosa è possibile fare, cosa porta la scienza e quali sono le esperienze, perché poi non è detto che chi intraprende questo percorso poi lo porti sicuramente a termine, perché ci sono anche storie di donne che in realtà poi la gravidanza comunque non riescono a viverla e sono storie drammatiche. Tu ne hai raccolte alcune? Sì, ti dico, ho raccolto appunto anche delle storie drammatiche, come dicevi tu poco fa, perché ci sono veramente storie tristi. Leggevo fatalità anche qualche giorno fa, mi ha colpito molto, non nascondo, mi è scesa qualche lacrima perché mi sono veramente immedesimata. Storia di una ragazza che dopo molti molti tentativi era riuscita finalmente a rimanere incinta attraverso la procreazione medicalmente assistita, purtroppo nella morfologica per esempio è emerso poi una grave disfunzione, non mi dilungo oltre, ma effettivamente ci sono storie veramente tristi che succedono anche per quanto riguarda la procreazione medicalmente assistita, non solo per chi riesce ad avere una gravidanza in maniera naturale. Però fortunatamente ci sono anche le storie positive, insomma quelle che danno speranza in qualche modo. Noi raccogliamo tutto, le testimonianze tristi ma anche le testimonianze belle, perché le testimonianze tristi in qualche modo aiutano anche, no, a trovare conforto, quantomeno a mettersi a confronto anche con altre persone. La condivisione anche del dolore è importante. Le storie, quelle belle, diciamo, danno un po' di più speranza anche a chi magari non ce l'ha ancora fatta. Noi abbiamo ricevuto moltissime mail. Ne facciamo vedere nella trasparenza, perché è quello che noi vogliamo fare con il nostro progetto, perché Telecittà è trasparente. Qui abbiamo naturalmente oscurato l'indirizzo del mittente. Qui dice la mia storia di PMA. Buongiorno, ho visto un post su un gruppo Facebook dove invitavate le mamme PMA a raccontare la loro storia. Questa è la mia, spero possa essere interessante per poter aiutare altre donne come me. Ed è quello che esattamente stavi dicendo tu in questo momento. Qui ce n'è un altro. Che bella la vostra trasmissione, Deborah da Parma, giusto anche per dare poi un timbro, no, alla nostra trasmissione che è visibile su tutto il territorio nazionale anche. Che bella la vostra trasmissione, di PMA se ne parla veramente troppo poco, c'è poca informazione, spesso purtroppo ancora un tabù. Sono Deborah, ho 34 anni e da 3 anni sono mamma di 2 gemelline tanto desiderate. L'abbiamo letta anche la sua storia in trasmissione. Ecco, questa, ma che bella trasmissione, mi sono commossa a riascoltarmi con la tua voce, questo perché tu tante lettere poi le leggi durante la trasmissione. Questa è un'altra testimonianza. Buonasera, allego la nostra testimonianza del mondo PMA, grazie per il bellissimo lavoro che state facendo, quindi davvero grazie a tutti voi che veramente date riscontro al lavoro che stiamo facendo, che vi assicuro è un lavoro impegnativo, che assorbe tempo, energie, costi, insomma, però lo stiamo facendo, perché ripaga. Il messaggio da dare è molto importante. Sì, decisamente. Io quando leggo le storie che mi arrivano, comunque anche questi ringraziamenti che di fatto danno a noi di Telecittà, veramente è un riappagare di tutto, sia di tutta la sofferenza che anch'io ho vissuto, perché neanche per me la PMA è stata facile, non ho raggiunto, diciamo, subito questo sogno, e ci sono stati momenti in cui ho pensato di mollare, momenti in cui ho pensato che non avrei mai realizzato il mio sogno, il nostro sogno, di me e di mio marito. È veramente, veramente importante per me e per noi, perché ci fa capire veramente che stiamo facendo una cosa bella e veramente che sta dando i suoi frutti. Io ringrazio veramente tutti quelli che ci guardano e
vi promettiamo, visto insomma anche il riscontro, che ci impegneremo ancora di più. E anzi, se avete dei consigli da mandarci, dei temi che magari non abbiamo ancora affrontati, scriveteci, potete farlo attraverso la mail, appunto redazione live@pma.gmail.com, potete scrivere anche a Patrizia, insomma i mezzi sono tantissimi. I mezzi ci sono, quindi mettetevi in contatto con noi, raccontateci le vostre storie, le vostre richieste e naturalmente l'appuntamento è con Erika ogni settimana. La prossima puntata verrà registrata, lo possiamo già dire dove? Lo possiamo già dire, dai, andremo a Bolzano, Donna Salus, diretta dal dottor Engel, sarà il nostro prossimo ospite qui a Live PMA, quindi vedete abbiamo sconfinato il Veneto e arriviamo fino in Trentino per il momento, ma vedrete. Anche perché poi le pazienti, insomma, per raggiungere i loro obiettivi si spostano, non restano solamente, con questo non è che noi vogliamo portare fuori dal Veneto, le pazienti del Veneto, però vogliamo, insomma, abbiamo creato una rete molto ampia, quindi tra l'altro poi insomma abbiamo anche l'LCN sul digitale terrestre anche a Bolzano, ricordiamo Bolzano e Trento 15 e 16 di, sempre su TV7 con il tasto freccia su del telecomando. Erika, noi siamo in chiusura, quindi io ti ringrazio infinitamente per questo tuo progetto e per la tua presenza questa sera a Punti di Vista. Grazie a te Patrizia, veramente è sempre un onore ovviamente essere qui, soprattutto per parlare di Live PMA ovviamente. Grazie a tutti voi, buona serata, arrivederci alla prossima puntata. Ciao a tutti.